Se tu guardi la comicità di oggi, che tu hai sempre fatto una comicità che è molto di espressività, poi tanti tormentoni, no? Prova, capito, eccetera. Se guardi la comicità di oggi, che cosa vedi? Come ti sembra? Quella televisiva non mi sembra che sia cambiata molto, anzi, insistono ancora di più sui tormentoni. Anzi, io vedo trasmissioni dove ci sono addirittura dei comici che fanno tipo un minuto dove cercano di lanciare una cosa che poi vi faranno la puntata dopo. Quindi, insomma, credo che comunque si ispirino molto alla comicità degli anni Ottanta, alle trasmissioni appunto come Non Stop o come Drive-In, che hanno lanciato i comici che poi hanno fatto il nuovo cinema degli anni Ottanta. Di quegli anni. Dal punto di vista cinematografico, la commedia, secondo me è migliorata molto di qualità, però è diminuita in risate, voglio dire, ecco, perché si vede che, insomma, che tutti sono un po' tenuti da questo politicamente corretto, che, insomma, che è giusto da una parte, che però certo a un comico lo limita molto, salvo qualcuno che ogni tanto se ne frega come Zalone, a cui chapeau, insomma. Sì, è un po' forse come dire cioè, Sì, nella commedia ormai non si fa la. è Cioè, girata, nella sono film commedia ormai. girati meglio ma meno divertenti, eh. Sì, voglio dire, noi facciamo il film da ridere, ecco, non è commedia, noi facciamo il film da ridere, quindi dicevamo qualsiasi cosa, però accanto al cinema la gente rideva. Oggi, certo, tante cose che dicevamo allora non si possono più dire. Purtroppo questa limitante non è. È giusto, ma chiaramente è un po' Eh limitante. beh, Ecco. il politicamente corretto è molto limitante. Con la tua band giri ancora l'Italia, fai ancora serate. Caspita, guarda, ce ne avrò 20 in luglio, adesso è scoppiata, da che non si è lavorato per un anno e mezzo, e che adesso sono pieno di lavoro e non so dove voltarmi. Adesso sei oberato. Ma con i gatti oggi, secondo voi, sareste diventati, non so, un gruppo che fa le gag su YouTube, non so, tipo i The Jackal o qualcosa del genere, se foste vissuti artisticamente, diciamo, Ma chi lo sa, però no, credo che. Ma sai, noi siamo stati un gruppo molto, molto, molto particolare, innovativo, no? Avevamo un ritmo pazzesco, poi eravamo tra i pochi che cantavano, recitavano, ballavano, suonavano, cioè, insomma, non ce n'erano mica tanti, voglio dire, che noi, cioè, noi in teatro facevamo gli spettacoli senza l'orchestra, facevamo tutto noi quattro facevamo tutto, hai capito? Quindi Certo, mi ricordo. penso che avremmo senz'altro usato i mezzi di oggi, che però, insomma, il nostro master sarebbe stato comunque il teatro, insomma. Sempre ancorati a quello. Ho quasi finito Ti è mai capitata una serata in cui non sei riuscito a far ridere nella tua carriera, in tutti i tuoi 50 anni di carriera, 70 anni, una serata quelle drammatiche che c'hai avanti un pubblico oppure successo un qualcosa, un evento, una cosa che ha creato un blocco tale per cui non sei riuscito a far ridere? Mi è capitato una volta, tanti anni fa, mi è capitato
stata una rissa proprio sotto il palco. È capitata una rissa fra dei ragazzotti che forse avevano bevuto, sai che adesso c'hanno questi bottiglioni di vodka che fanno la gara a chi ce l'ha più. No, non volevo dire quello, voglio dire il bottiglione di certo. A chi ce l'ha più loro, questi bottiglioni non so da quanti litri, che secondo me avevano esagerato un po' e a un certo punto hanno fatto una rissa. Io lì veramente, chiaramente quando succede una cosa così il pubblico si distrae e quindi per me riprenderlo è stato durissimo, me la ricordo bene quella serata. Abbastanza recente però, o no? No, era penso 7-8 anni fa. Sì, relativamente recente. Va bene, l'ultima cosa, dopo questa festa, grande festa, eccetera, i tuoi progetti verso cosa punti? Sì, dovrei tornare, ancora non posso dire perché finché non batto il primo check non dico niente, però dovrei tornare su set a fine ottobre-novembre con un nuovo film, sia come regista che uno degli interpreti, insomma. Una commedia molto molto divertente dove voglio fare molto molto ridere. Come regista interprete? Come regista è uno degli interpreti, sarà un film abbastanza corale, però perché quando faccio il regista mi piace avere una bella parte, ma per dedicarmi bene al film non voglio essere il protagonista assoluto, ecco.